Ciao a tutti, bentornata a me su YouTube. Vabbè, sono mancata una settimana perché, anzi, forse due, perché è venuta la My Mother e quindi quando c'è lei non si capisce niente. Questo è un video, sto rifacendo questo video semplicemente perché nel precedente mi ero prolungata troppo, la stessa fine che farò adesso, e mi era anche squillato il telefono, mi era caduto delle cose, un macello, quindi lasciamo stare. Allora, faccio questo video perché vi voglio far vedere delle cose che mi sono arrivate, che mi ha mandato la mia amica, e recensisco una cosettina. Faccio sapere quello che penso io. Allora, la palettina, mi ha mandato la palettina della Catrice. Questa dovrebbe essere fuori produzione, ma è probabile che la trovate agli stand dei fine saldi, saldissimi. Lei non la trovava, l'ha trovata, l'ha presa una per lei, qualcuna, cioè qualcuna per lei e una per me. Questa è 0,90 before and after eight, come i classici cioccolatini buonissimi, cioccolato e menta. Perché sapeva che amavo il verde, meno, c'è la palettina col verde, oddio, ma com'è, non c'è, la deve avere, ecco. Allora, avevo fatto il video precedente dove vi facevo anche degli sbocciozzi. Queste confezioni io avevo abbandonato la Catrice dopo un acquisto di un blush disastroso e quindi non ne volevo sapere più niente. Comunque, è questa qui la palettina. Ha tre marroni, dai, anche se si vede ugualmente. Ha tre marroni e un verde. E chi l'ha? Amiche per la pelle. Allora, questi sono gli swatch che si sono pure cancellati chiacchierando, parlando e vi faccio un po' il verde perché il verde è andato via perché ci ho dato la mano sopra. Vabbè, secondo me si vedono meglio sulla palettina. Comunque sono, è un beige, champagne chiaro, questo marroncino, questo tortora e questo verde. Questi due sono due colori che amo alla follia. Sono colori, in generale, tutti e quattro sono shimmer e questi due un po' meno shimmer. La qualità di queste palette è favolosa. Sono sfumabili veramente tanto perché hanno una polvere abbastanza fine. Non sono polverosi, nel senso che quando andate col pennello su non fate un macello. E veramente sono sfumabili perché è molto fine la polvere. Durano tanto, io l'ho messa col primer, quindi suppongo che ci sia anche lo zampino del primer, però durano tanto. Non badate il fatto che ci ho passato la maglietta sopra, ci sono dal telefono. Diciamo che è una palette anche bella come colorazioni perché ha diciamo, questi tre marroni che possono essere accoppiati tranquillamente e col verde dare veramente un tocco spettacolare al trucco che potete fare. Vi metto anche casomai il link della mia pagina sotto perché lì ho fatto un make up quando è arrivata questa palette il giorno dopo. Non perché l'ho fatto io, è troppo bello. Modesta, modesta. Questa qui lei l'ha trovata a 1,90-1,99 e in ogni caso se trovate le nuove colorazioni dovrebbe costare intorno ai 4 euro e qualcosa. Abbiamo visto assieme le nuove colorazioni che sono 4 tipi di verdi e 4 tipi di viola lilla. Belli, belli. Quindi io ho cambiato parere sulla Catrice e se le trovo me le ciullo. Non lo so se si dice, però dico. Poi mi ha regalato due stay matte della Essence. Io avevo detto che non. In realtà mi ha detto. Vabbè, questi due. Lei è una pazza. Questi due, uno è il rosso e uno è il fucsia. E ho fatto gli swatch prima, adesso trovate un terzo colore perché è un'altra cosa che ho comprato. E sono questi qua. Non si vede tanto bene. Mi sono anche impastrucciato il dito dentro. Allora,
Lo scovolino, non, beh, questa è la stessa, sempre la stessa confezione anche degli altri, è molto morbido e consente un'applicazione precisa. Però io vi consiglio comunque di utilizzare una matita contorno labbra. Se non ce l'avete, non ce l'avete voglia, non volete fare, non è importante. L'importante è comunque che lo andate ad applicare prima. Cioè, non andando proprio perfettamente sui bordi, tenendovi un attimo un po' dentro. La pasta, diciamo, è abbastanza cremosa e quando l'applicate tende ad asciugarsi, quindi quell'effetto matte è ancora più visibile. La durata è pazzesca, dal pomeriggio alla sera, anche se mangiucchiate un pochino, la rimangono. E io mi sono trovata perfettamente bene e i colori mi piacciono tantissimo. Allora, il rosso bellissimo, il fucsia peggio ancora, no, veramente bello. Beh, vi faccio vedere l'altro colore di cosa si tratta. L'altro colore è un rossetto che ho comprato io della Kiko a 3 euro. Però alcune mie amiche mi hanno detto che non l'hanno trovato dalle altre parti, quindi probabilmente non lo so. Comunque questo è lo 04 Modern Hot Pink di questa cosa qui, collezione, non lo so, non mi importa. E la confezione è questa qui, perlata bianca, e il rossetto è questo, this one. Vedete che adesso è lucido e poi tende ad asciugarsi, perché questo fa la stessa identica cosa che fanno questi qui. Lo applicate, la pasta di questa è più matte, cioè già di suo è matte, insomma. Questo qui invece ha un finish più lucido ed è molto cremoso. Infatti dovete andare ad applicarlo con calma e tranquillità. Con una matita, io direi che è abbastanza importante metterci una matita. Non vanno nelle pieghette né questo, però questo qui è un po' più morbido. Quindi andateci piano quando lo applicate. Il colore dello 02 Smooth Berry, mi sono dimenticata di dire i colori, il rosso è 04 Silky Red. Questi due sono molto simili. Infatti, sulla mia pagina ho messo lo stay matte sopra e questo sotto, veramente non si vede. Diciamo che il rossetto è un pochino più scuro di questo, ma di una piccolissima tonalità. Tendono ad asciugarsi tutti e due e mi hanno dato la stessa identica resa, pomeriggio sera. Cioè, non è che si sono tolti, si è tolto un pochino qua perché si seccano un pochino nell'interno delle labbra, ma niente di particolare. Come contorno labbra, io utilizzo la matita pastello che mi è arrivata e trovate il video precedente, potete vedere dove l'ho comprata. La matita pastello sfilata, che è un amore di matita, non è una matita, è un rossetto in mina. Un'altra cosa, insomma. 4,80 euro. Io ve la consiglio, vi consiglio questa colorazione perché io ho provato questa colorazione. Proverò altre colorazioni per forza, perché per il prezzo che ha, il fatto che sono vegane, il fatto che durano, il fatto che sembra un rossetto. Io ho provato altre matite, mi ricordo le matite che utilizzavo quando ero piccolina, insomma, qualche anno fa. Mannaggia, ti distruggevi le labbra. Se prendevi una matita rosa e ti volevi fare le labbra nude, le labbra diventano rosse perché le matite erano dure, queste invece no. L'unica cosa è che, essendo abbastanza morbida, ovviamente quando l'applicate una punta di questa, ovviamente vi fa due applicazioni, poi dipende se avete la bocca grande o delle labbra piccioline. Vabbè, piccolo dettaglio, però io mi sono trovata bene. Questa è una punta più di blu rispetto a questi due, però adesso per esempio l'ho messa come contorno al rossetto e non si vede. E secondo me è una favola. Ovviamente è matte, non ha sbluccichino dentro. Però secondo me queste tre
assieme, sono un'accoppiata, scusate se in voce sono un po' chiusi, però, madò che favola, una favola. Che mi dice, posso comprare di abbastanza? Sì, devi, non posso, devi. Non sono pagata da nessuno, anzi, pago io loro per avere le cose. Allora, un'altra cosa, mia mamma mi ha portato un correttore della Bella Oggi, perché mi sentivo che mi lamentavo sempre che i correttori, mi stavo a finire i correttori della Mac, della Crayon, eccetera, eccetera, e mi ha comprato un correttore della Bella Oggi. Vi faccio sapere le prime impressioni, perché è un correttore di una fascia abbastanza bassa, perché costa intorno ai 4 euro, 4,50 euro, 3,50 euro, non lo so, più o meno, insomma, quel prezzo lì. È in stick, questo è lo 02 Light. E state ferma, non so, ferma un attimo. È questo qui. E la pasta, vabbè, è uguale a quella della mia pelle, è abbastanza chiaro, vedete? E la pasta è molto cremoso, quindi io ho il problema, insomma, che ho i buchi neri al posto delle occhiaie, quindi quando inizio a toccare, metto subito il correttore della base, poi la riapplico alla fine del make-up degli occhi. E poi, quando ho finito tutto, vado a ritoccare un pochino questa parte qua. Perché, vabbè, se qua non si deve mettere, perché sennò fai tutto l'occhio bianco. A me si deve mettere, perché c'ho tutto scuro. Vabbè, il panda. Quando si dice occhiaia da panda, sono io. Quindi, se non lo metto, faccio schifo, insomma. E quindi questo qua, per chi non ha esigenze esagerate o comunque non utilizza per esempio correttori molto pastosi o molto molto coprenti, questo qui secondo me è una buona, una valida alternativa, e non costa tanto. Provatelo. Se andate in una profumeria, dove vendono Bella Oggi, provate insomma a tocchicciarlo e vedete che è abbastanza pastoso, quindi non secca nemmeno, non va, a me non mi è andato manco nelle pieghette, ho dovuto fare 3 passate io. Solitamente lo faccio sempre così, però provate. Probabilmente la Bella Oggi è più un prodotto da sud, perché comunque lo fanno a Nola. Comunque, sta scritto il correttore zero imperfezioni. È buono, anche per i brufoletti o per i rossori. Secondo me è ottimo. Altre due cavolatine. Hanno dato a mamma lo struccante della L'Oreal delicato per gli occhi alla formula della Provitamina. Io utilizzo le salviettine, quindi questi non li veramente a casa dei miei c'è uno struccante della Hydroche. Questo qua della L'Oreal che è formato viaggio e quindi ho dovuto comprare i dischettini della Carrefour. Vi dico questo perché lo struccante l'ho trovato veramente buono, è liquido però, l'ho trovato veramente buono profumato, come profuma, come i struccanti di quando eravamo piccoline che non esisteva il bio, a quel profumo là. Infatti sono ritornata un attimo indietro. E i dischetti, perché io ho sempre comprato quelli tondi piccoli, non ho mai comprato questi grandi. Questo grande è abbastanza, molto grande, insomma, e riesce a struccare bene tutto il viso. Se non sono tanto truccata, non ho nemmeno bisogno di prenderne due, perché comunque poi dopo sciacquo il viso. Sì, è un'altra cavolata che gli hanno dato sempre in profumeria. Gli hanno dato questa, che è una cover che si dava evidentemente su qualche prodotto della L'Oreal, sempre campioncino diciamo. Questa è una cover per iPhone 4 e 4S, che ha questa parte qui trasparente, sopra non c'è nulla, ed è tutta di berline bianca. È bellino. Vabbè, questo è quanto. Io nei prossimi giorni spero di farne altri. Speriamo che non ho mancato nulla, però è la seconda volta che lo faccio.
e vi faccio un altro video dove vi dico altre cose, perché ci sono due cose che non vanno bene. E questo è quanto, di nuovo un bacio a tutte, ringrazio pubblicamente lei, che sa che voglio bene. Sì. Ciao!